Al termine di questo match tra Arezzo e Figline, terminato con la vittoria degli Amaranto per 3-1, abbiamo ai nostri microfoni Mattia Iori. Allora, prima di tutto un giudizio sulla tua prestazione. Ma sicuramente è stata una partita pesante perché arrivavamo da 4 giorni di doppi e quindi si sentivano le gambe un po' dure, però secondo me abbiamo imposto il nostro gioco, abbiamo tenuto il pallino del gioco e sono riuscito anche ad esprimermi bene dialogando per la prima volta con Samu, il terzino, e quindi sono contento, dai. A livello di percentuale, come giudichi l'Arezzo dal punto di vista della preparazione, dello stato fisico, è riferito anche naturalmente a te stesso? Ma sappiamo che i campionati sono slittati, quindi si inizierà praticamente per i primi di settembre, quindi ci sono dei carichi molto alti in questo periodo, quindi stiamo lavorando. Sicuramente non siamo al 100%, però se dobbiamo dare una percentuale saremo al 50%, dai. Il feeling all'interno dello spogliatoio, il tuo impatto con questa squadra, con i nuovi compagni? Ma molto buono, molto buono. Sappiamo che c'era una vecchia guardia che è rimasta l'anno scorso, che ha aiutato noi nuovi a inserirsi molto facilmente, quindi andando avanti con gli allenamenti, con le partite, si trova sempre più il feeling, quindi buono, dai. Il 4-3-3 di Indiani è diciamo, una garanzia anche per un giocatore con le tue caratteristiche. Oggi il mister ha provato sia voi del primo tempo che gli esterni d'attacco del secondo anche sul piede forte, no? E non sul piede invertito. Tu da questo punto di vista dove ti trovi meglio, Mattia? Ma io mi trovo meglio come inizio primo tempo col piede invertito e anche credo il gioco del mister sia diciamo ai massimi dell'espressione con tutti e due gli esterni d'attacco col piede invertito, però è giusto sperimentare, è giusto provare, siamo in una fase in cui bisogna provare tutto perché poi dopo in campionato potranno servire queste soluzioni. Dimmi se ti chiede anche, nonostante tu sia un esterno d'attacco, comunque dei rientri profondi, no? Dentro la metà campo avversaria per dare una mano alla squadra, da questo punto di vista è un compito che stai assolvendo bene, mi sembra, forse anche al di là delle aspettative. Ma è giusto, quando, soprattutto nei campionati, quando ci sarà da difendere ad oltranza, perché non sempre avremo il pallino noi del gioco, ci sarà da difendere in 10 sotto la palla, 11 contando il portiere, quindi è giusto iniziare a far fatica in questo momento e a mettere anche i chilometri all'indietro rispetto che avanti. Un'ultima cosa per quanto mi riguarda, questo ruolo di mina vagante che il direttore e anche il mister chiedono alla squadra per il prossimo campionato, come si può concretizzare? Cosa bisogna fare per diventarlo veramente? Ma bisogna lavorare sodo, cercare di arrivare ad avere un'amalgama perfetta, avere una sintonia di gioco soprattutto con le idee del mister perfetta tra di noi e poi dopo ci dovremo divertire. Se ci divertiamo, secondo me potremmo esserlo, la mina vagante.